Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come installare il firmware BlueJay sui nostri ESC BLE-LES. Questo tutorial è valido per tutti i tipi di ESC, singoli, 4 in 1 o integrati nel flight controller. BlueJay è un custom firmware per ESC BLE-LES che aggiunge delle feature non presenti nel firmware originale, come il supporto per gli RPM filter e la frequenza PWM a 48 o 96 kHz. Questo firmware si pone come alternativa gratuita a JESC, affiancandosi in questo modo a Jazz Maverick, altro firmware gratuito per ESC BLE-LES. Rispetto a Jazz Maverick, gli sviluppatori del team BlueJay sostengono che il loro firmware risulta essere più ottimizzato e meno sperimentale. A tal proposito, in effetti è difficile dire quale sia il firmware migliore, in quanto ogni modello potrebbe funzionare diversamente a seconda di che firmware scegliamo. Il mio consiglio è di provare un po' e vedere con quale custom firmware il vostro modello vola meglio. Comunque, a prescindere da come si comporta il modello, oggi vediamo i passaggi per installare il firmware BlueJay. Se volete dare uno sguardo alle alternative JESC e Jazz Maverick, ho già realizzato i rispettivi tutorial, vi lascio il link in descrizione. Come dicevo all'inizio, questo firmware è solo per ESC BLE-LES, in quanto i più moderni BLE-32 hanno già tutte le feature che ci servono senza dover installare alcun custom firmware. La prima cosa da fare è scaricare il configuratore che troviamo su GitHub, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo. Estraiamo il file zip ed entriamo dentro la cartella principale. Quindi facciamo partire il BlueJay Configurator. Per aggiornare gli ESC è necessario collegare la batteria, per questo motivo è obbligatorio rimuovere le eliche dal modello, perché non si sa mai che durante l'aggiornamento i motori possano avviarsi per un qualsiasi motivo. Ok, le eliche sono rimosse, la batteria è collegata e il modello è connesso al PC, siamo pronti per aggiornare. Per quanto riguarda la lipo, assicuratevi che sia carica, perché se il modello si spegne durante l'aggiornamento, la scrittura del firmware si interrompe e l'ESC diventa inutilizzabile. Seleziono la COM della scheda e clicco su Connetti. Per iniziare faccio un read setup. Quindi clicco Flash All. Il sistema riconosce in automatico la versione degli ESC, quindi qui lascio tutto così. Per la versione firmware scelgo sempre l'ultima disponibile, al momento la 0.14, se più avanti ne saranno uscite altre, scegliete sempre la più recente. Per quanto riguarda la frequenza PWM, per droni da 4 pollici in su scegliamo 24 kHz, mentre per droni da 3 pollici in giù scegliamo 48 kHz. Ci sono anche i 96 kHz da valutare per i microdroni, anche se io per rimanere sul sicuro sceglierei in ogni caso 48 kHz per tutti i modelli sotto i 3 pollici, microdroni compresi. Una volta scelte queste opzioni, clicchiamo su Flash. Come vedete, il sistema aggiorna una alla volta tutti e 4 gli ESC, questo vale sia per ESC 4 in 1 che ESC singoli. Perfetto, aggiornamento completato. Sul configuratore non c'è altro da fare, quindi vado su Disconnetti. A questo punto apriamo Betaflight per attivare gli RPM filter. In questo video non mi soffermerò su tutta la configurazione, visto che ho già trattato questo argomento in un video specifico. Se non sapete come configurare gli RPM filter, vi lascio il mio tutorial in descrizione. Quindi passo direttamente al test per vedere se il firmware dà problemi su Betaflight. Per questa prova dovrò attivare il controllo motore con batteria inserita, quindi anche in questo caso è obbligatorio rimuovere tutte le eliche. Quello che ci interessa è la percentuale d'errore, che deve rimanere possibilmente allo 0%. Muovo il master un po' verso l'alto per far girare qualche secondo i motori, se ci sono degli errori questi compaiono all'istante. Ok, nessun errore, l'RPM filter è attivo. Un valore di errore massimo all'1% può essere tollerabile. Comunque, se volete più info su RPM filter, come ho detto, trovate il mio tutorial completo in descrizione. Nel caso, dateci uno sguardo.
Ok, ora che gli RPM filter sono attivati possiamo volare con il nostro modello. Il mio consiglio però è di fare prima qualche lipo di prova per vedere come si comportano i motori. Fate voli brevi da 30 secondi, atterrate e verificate che i motori non siano troppo caldi. In questo caso provate regolando i PID o disattivando gli RPM filter o in ultima istanza ritornando al firmware BLE originale, cosa che comunque è sempre possibile. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come installare il firmware BlueJay. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.